Buon pomeriggio e buon Natale, smanettoni! Come state? Sono Guy Rock Fairy e non sono uno youtuber. Questo video, così come i prossimi, nasce da una raccolta di appunti per me e per voi su delle procedure per conseguire degli obiettivi specifici. L'obiettivo di oggi è quello di configurare sul computer personale un runner di GitLab, ospitato all'interno di un container Docker installato su macchina virtuale Linux. Cercherò di rendere la procedura il più semplice, lineare e completa possibile, a prova di scimmia e cercando a tutti i costi di evitarci dei gran mal di testa. Non posso però garantire che non ne verranno durante il processo. Infine, prima che mi tiriate una scarpa, questo video non fa per voi se 1. Non volete usare GitLab come strumento di gestione dei repository, magari preferite GitHub oppure Bitbucket, noi useremo GitLab. 2. Non volete usare Docker come container del runner, ce ne sono anche altri, tra cui per esempio PowerShell su Windows. No, noi useremo Docker su macchina virtuale Linux. 3. Non avete sistema operativo Windows. Io non sono a casa, sto usando un computer molto vecchio che ancora ha Windows 7, però potete usare anche Windows 8 oppure Windows 10, per voi la procedura va più che bene. Altri sistemi operativi non verranno coinvolti. Se soddisfate una di queste tre condizioni, allora mi dispiace, ma questa guida non va bene, dovete cambiare video e trovarne una che faccia più a caso vostro. Altrimenti, se siete pronti, cominciamo. Prima cosa, facciamo il login su GitLab. Io l'ho già fatto. Atterrerete sulla pagina dei progetti. Io ne ho due, voi poteste non averne nessuno. Se in questo caso basterà andare su New Project, crearlo bianco, ci mettete il nome che volete, qui potete lasciare tutto com'è, compreso l'Initialize Repository with Readme, e poi andare su Create Project. A questo punto vi avrà creato un progetto nuovo di zecca. Io userò il Salesforce WiseFox perché nella seconda parte di questo video io userò delle pipeline che faranno rilasci su Salesforce, ma per quanto riguarda questo video, quello che faremo, quello che farà la pipeline non ha alcuna importanza, quindi userò comunque questo progetto qua. Voi avrete un branch solo, io come vedete ne ho 5. Ma il vostro branch che troverete è il main, che è anche quello di default, che sarà uguale, a parte il nome, a questo branch che ho, svil new. Quindi vi troverete soltanto un file, il readme.md. Quindi a questo punto GitLab il progetto è pronto. Nella spalla di sinistra, se scendete, andate su Settings, CI/CD e vedete ci sarà la sezione Runners, quindi vediamo quali sono i runners che sono attualmente disponibili sul progetto. Vedrete che ci sono due colonne, una è Project Runners e l'altra è Shared Runners. Questa sarà vuota, questa invece avrà un certo numero di runners condivisi. Cos'è un runner? Un runner è l'esecutore della pipeline, è l'aggeggio che materialmente prende in carico le azioni della pipeline e quindi esegue gli automatismi. Qual è la differenza tra i project e gli shared? Gli shared non hanno bisogno di manutenzione perché sono automaticamente già disponibili e quindi potranno prendere in carico tutte le vostre pipeline in maniera del tutto indipendente. Comodo, però, come al solito, ogni cosa ha il suo prezzo e questi costano, nel senso che i runner condivisi hanno un certo numero di minuti oltre il quale non saranno più disponibili, ammesso di dover pagare per dei minuti in più. Quindi ogni mese si ha a disposizione un certo numero di minuti gratuiti per cui si possono usare questi esecutori. Dopo aver esaurito i minuti, non saranno più disponibili e quindi tutte le pipeline in programma saranno messe in attesa, tutte le azioni non verranno prese in carico da nessuno. La soluzione, finché non si compiono i minuti, oppure si aspetta il mese successivo. Siccome noi vogliamo essere totalmente indipendenti nell'usare le nostre pipeline, a questo punto dovremo configurare, motivo di questo video, un runner privato, un runner di progetto, che quindi sarà ospitato sul nostro computer e quindi sarà disponibile sempre, ogni volta che ne avremo bisogno, senza limitazioni di tempo. Come si fa? Sì,
si deve usare un container e noi come quindi una scatola che lo contiene. Qual è la scatola che useremo? Docker. Avrete queste due pagine, le trovate in descrizione. Ora, noi useremo Docker Toolbox. Non è l'ultima versione, in realtà l'ultima versione si chiama Docker Desktop, ma siccome io sono Windows 7 e questo funziona anche per Windows 8 e Windows 10, allora diciamo poco male, useremo comunque Docker Toolbox anche se avete delle versioni successive di Windows, come è molto probabile. Prerequisiti: Windows 7 o superiore a 64 bit e poi Virtualization Enable. Questa è l'opzione di abilitazione appunto della virtualizzazione, si trova nel BIOS, quindi se non ce l'avete attiva dovrete riavviare il computer, entrare nel BIOS, potete cercare in Google come si fa e andare a spulciarvi le opzioni e ad abilitarla. Perché ci serve? Perché siccome ospiteremo Docker su macchina virtuale Linux, se la virtualization non è attiva, la macchina virtuale non funzionerà e quindi non potremo andare avanti, quindi questa è un'opzione importante. Dopodiché, qui ci sono, potete leggervi, ci sono altre validazioni da fare che però, diciamo, adesso non interessano. E poi dobbiamo installare Docker Toolbox. Ora, come vi dicevo, se noi andiamo sul sito di Docker, vedrete che è disponibile Docker Desktop e non è quello che vogliamo noi. Quindi per installare Toolbox dovremo raccoglierlo direttamente dal repository. L'ultima versione è la 19.3.1, qui trovate l'eseguibile, lo scaricate, io ce l'ho già qui e lo eseguiamo. Chiederà i permessi di amministratore, come al solito, insomma, durante tutta la procedura, quando chiede permessi di amministratore, dateli senza problemi. Bene, eseguì. Perfetto, questa è la schermata dell'installer. Quindi lasciamo la prima spunta. Next. Sì, va bene. Qui troverete tutte delle opzioni da poter scegliere. Alcune sono obbligatorie, altre invece non lo sono. Scegliamole tutte. Quindi, anche se avete, per esempio, io non ho Git installato. Se ce l'avete già installato, potete spuntarlo, ma io vi consiglio di tenerlo comunque pronto, perché magari lo reinstalla e poco male. Scegliete le prime tre, non scegliete l'ultima perché il driver va bene, quello più recente. Install. Adesso lui installerà tutto. Nel mio caso, essendo un computer un po' vecchio, ci impiegherà un pochino. Il vostro sarà più veloce, quindi abbiate pazienza e ci vediamo alla fine. Bene, ora sta installando VirtualBox. Vi chiederà a un certo punto, come già anticipato, alcuni permessi per installare dei driver e cose del genere. Voi dateglieli tutti. Bene, possiamo spuntare questi perché i shortcut non ci interessano. Questo no, neanche. E quindi a questo punto dovrebbe aver finito. Qui troverete il Docker Quick Start Terminal, che è quello che dobbiamo aprire. Nel mio caso è in alto, nel vostro caso basta che lo cerchiate. Di nuovo, lui adesso comincerà a installare a configurare la macchina virtuale Linux dentro VirtualBox. Quindi lasciatelo fare, dategli i permessi di amministratore quando ve li chiede e noi ci vediamo alla fine.
Bene, se siete arrivati fin qua e vedete questa bella balena, allora congratulazioni perché Docker è finalmente installato. Ora, come vedete, qui è comparso una riga di comando per poter inserire, no, praticamente un terminale. Ora, se avete avuto dei problemi durante questa installazione, a volte potrebbe capitare, intanto scrivetemi nei commenti, cerchiamo di risolvere insieme. La prima cosa da fare però è quella di ricominciare, quindi chiudere il terminale e semplicemente riaprirlo. A quel punto lui cercherà di reinstallare la macchina virtuale di default e quindi il secondo tentativo fa sempre bene. Ora, prima di cominciare a scrivere delle righe qui dentro, andiamo a vedere se tutto è come deve essere. Quindi chiudiamo il terminale. Apriamo VirtualBox. Questa pagina non ci serve più. Questa pagina non ci serve più. Come vedete qui ci sono tutte e qui c'è la schermata che abbiamo appena visto. Quindi questa non ci serve più. Ora possiamo cominciare fare questa, ma prima ecco qua. Come vedete, qui questo è il nostro gestore delle macchine virtuali e qui c'è la nostra macchina di default che è stata creata in automatico appena abbiamo aperto il terminale del toolbox. Prima di riaprire il terminale e cominciare quindi a configurare il runner vero e proprio, però questo default ha delle caratteristiche un pochino basse, quindi possiamo spegnere la macchina virtuale, andare in impostazioni e aumentargli un pochino la disponibilità a livello di risorse. Quindi, avanzate, no, qui direi che va tutto bene, sistema. Oh, memoria di base, gli abbiamo allocato 1 gigabyte, io direi di allocargliene 2, ce la fa mettere 2? No, ora, qui forse voi non avete 1 gigabyte, forse avete un po' di meno perché io già in precedenza gliel'avevo alzata. Nel dubbio portatelo a 1 gigabyte che almeno ci abbiamo un pochino più di margine. È per renderla un pochino più performante. Qui gli diamo due processori. Qui le lasciamo al 100%. Qui va bene così. Schermo possiamo arrivare anche a 128 MB, tanto pace. Uno di monitor ne ho uno solo. Qui possiamo lasciare com'è. Qui pure. E il resto tutto va bene. Quindi facciamo ok. E adesso la avviamo, quindi tasto destro, avvio, e importante fate avvio senza finestra perché deve stare in background perché tanto ci giochiamo dal terminale di Docker, quindi avvio senza finestra. Benissimo, ora si è avviata e quindi risulta in esecuzione come lo era prima. A questo punto questa possiamo tenerla in background che tanto non ci serve. Torniamo sul Docker Quick Start Terminal. Se tutto va bene, ora dovrebbe ricomparire la balena. Ecco qua, allora ci sono un po' di messaggi di errore, ma possiamo ignorarli. L'importante è che compaia la balena e che compaia la riga per poter inserire i comandi da terminale. A questo punto trovate anche questa seconda pagina in descrizione e seguiamo le istruzioni. Install l'abbiamo fatto. Tutto questo via.
Utente come Ubuntu user? No, perché noi useremo un amministratore come in contesto di system, quindi questo non serve. Questo è importante, quindi dobbiamo creare l'istanza del runner. Quindi copiamo tutta questa cosa, tasto destro, copia, riapro il terminale. Ora, qui il classico Ctrl V non funziona, quindi per poter incollare bisogna andare sull'intestazione, tasto destro, modifica. Incolla. Ultima cosa, qui la versione del runner che stiamo installando è la 5.8.2. Dovrebbe essere già l'ultima versione, ma se tra un po' di tempo non lo sarà più. Quindi per star sicuri si cancella e si scrive a mano latest. In questo modo si ha la certezza di prendere l'ultima. Quindi si scrive a mano latest, invio. Aspettiamo che installi. Ci vediamo alla fine. Bene, ha finito. Quindi a questo punto abbiamo praticamente scaricato l'istanza del container del runner. A questo punto cosa si deve fare? Dobbiamo tornare in GitLab per creare il nostro runner lì sopra. Quindi, torniamo qua. Prima cosa importante, spuntare questa spunta qua. Perché? Perché altrimenti, anche se noi abbiamo correttamente configurato un runner personale, comunque la preferenza andrebbe su quelli condivisi e quindi tutto questo lavoro sarebbe inutile. Quindi spuntiamo questa, poi New Project Runner. Ora, piattaforma, siamo su macchina virtuale Linux, quindi va bene questo. Containers va bene il Docker, quindi diciamo è disponibile. Tags, mettiamo untagged, questo perché? Perché alcuni nei file di configurazione delle pipe si può definire per ogni job un tag e in questo caso, o uno o più tag, e in questo caso il runner prenderebbe in carico soltanto quei job che hanno quel particolare tag, in questo caso invece li prenderà tutti, che per ora è quello che vogliamo noi. Mettiamo una descrizione, lo possiamo chiamare prova. Qui lasciamo tutto com'è e poi facciamo create. Bene, adesso ha creato il runner e adesso bisogna registrarlo, quindi bisogna mettere, praticamente bisogna autorizzare questo runner per poter essere utilizzato all'interno del nostro terminale. Come si fa? Tramite un token, e questo è il mio. Chiaramente voi lo avrete un po' diverso, ma diciamo poco cambia. Ora, cosa importante, prima di tutto copiare il token e metterlo da qualche parte, perché noi questo token lo vedremo soltanto in questa schermata. Se noi uscissimo da questa schermata, questo token non sarebbe mai più disponibile. Quindi vi conviene prenderlo, metterlo su un blocco note e poi salvarvelo. Questo token, una volta registrato, il runner sarà disponibile in un file di configurazione che però sarà sulla macchina virtuale e quindi sarà abbastanza complicato da raggiungere. Consiglio di tenerlo da parte in un file e se doveste rifare la procedura di registrazione con lo stesso token ce l'avete già disponibile perché ormai questa schermata non la vedrete più. A questo punto cosa si fa? Troverete questi comandi li trovate anche in descrizione.
Ora bisogna registrarlo, o si usa questo primo linea oppure si usa questa seconda linea. Ai fini di questo video non fa veramente differenza, io mi trovo meglio tutto, però a usare il Talker Privilege, quindi userò questo. Ma di nuovo, ai fini di questo video davvero sono equivalenti. Come prima, Ctrl V non funziona, quindi dovete andare sull'intestazione, tasto destro, modifica, incolla e poi invio. Adesso vi chiederà alcune informazioni da inserire. Come URL dovete mettere il gitlab.com. Questa è una cosa importante ed è una cosa che vi farà sclerare. Se per caso ci si sbaglia, quindi anziché scrivere HTTPS scrivo HTTPA, provo a cancellare usando quindi il backslash. Il backslash non funziona, quindi voi dovete essere sicuri di mettere dentro alla prima volta tutte le informazioni giuste. Se però vi sbagliate, poco male, perché basta che completiate la procedura mettendo dentro dei dati che non c'entrano niente, vi dirà che non riuscirà a registrare il runner, perché chiaramente il token non è giusto, e quindi vi permetterà, uscirà senza risultato e quindi vi permetterà di ricominciare da capo. Freccettina verso l'alto per richiamare l'ultimo comando, invio e ricominciate. A questo punto mettiamo dentro le informazioni corrette. Quindi, l'ultimo slash può essere messo come può essere non messo, io nel dubbio lo metto. Registration token è quello che abbiamo memorizzato poco fa, che è questo qua. Quindi sarà. Voi mettete dentro il vostro, io metto dentro il mio. Di nuovo, non sbagliate, perché se sbagliate dovete ricominciare da capo. Una volta verificato, vi dirà che il runner è valido. E quindi a questo punto bisogna mettere un nome per il runner. Io per coerenza lo metto lo stesso di quello della descrizione che abbiamo messo su GitLab. Non è necessario che siano uguali, però per coerenza facciamo in modo che lo siano. Poi vi chiederà un executor, chiaramente siamo su Docker e quindi metteremo Docker e basta. Come vedete ce ne sono anche altri. Ora, il Docker utilizza un'immagine e estrae l'immagine di default. All'interno del file di configurazione si può specificare un'immagine diversa, quindi l'immagine che mettete ha veramente poca importanza. Io mi trovo bene con Node e quindi metterò Node 2 punti ultima versione. Bene, se siete arrivati fin qui, altrettante congratulazioni perché il vostro runner è perfettamente configurato. Dove lo andiamo a vedere? Lo andiamo a vedere di qua andando su Runner Page. Qui vedete che è comparso il nostro runner prova. Questa è la descrizione del nostro runner. Come vedete, esta ha un seriale che è lo stesso, l'incipit è lo stesso del token, quindi vedete che il nome di serie è questo, e praticamente ha come descrizione la stessa che abbiamo dato. In più risulta verde. Questo cosa vuol dire? Che il runner è online e quindi è pronto per essere utilizzato per prendere in carico le vostre pipeline. È online perché? Perché è attiva la macchina virtuale e infatti questo runner sta comunicando col vostro computer con il suo container che è sulla macchina virtuale. Quindi tutto va bene. A questo punto, qual è l'ultima cosa da fare? È testarlo. Come si fa a testare? Dobbiamo creare un file di configurazione. Quindi torno sul progetto. Qui tra l'altro notare che questo banner mi dice che io ho meno del 30% dei minuti disponibili sui runner condivisi e quando questo tempo scadrà altri jobs o altre pipe nel progetto non ci saranno più altre pipe o altri lavori sul progetto che verranno eseguiti e c'è un bel banner bello evidente con su scritto money, money, money che vi dice comprate altri minuti e noi in questo modo abbiamo risolto questo problema. Ora, voi avrete, come vi ho detto all'inizio, avrete il branch main con questa roba sopra, quindi soltanto questo file, e
ci serve, dobbiamo creare il file di configurazione, uno di prova. Io, non avendo installato nulla qui sopra, neanche Visual Studio Code, lavorerò direttamente all'IDE, l'ambiente di sviluppo di GitLab, che, come vedrete, è molto simile a Visual Studio Code. Ok, allora, qui vi mettete sul branch che volete, di nuovo io ho svil new, voi avrete probabilmente main, in cui ci sarà soltanto un file, soltanto questo. A questo punto che cosa si fa? Si clicca su New File, lo si chiama .gitlab-ci.iml. Una volta che l'avete scritto giusto, vedete che anche il simbolo cambierà. Invio. A questo punto potete copiare quello che vi trovate in descrizione, che io però ancora non ho, quindi devo scriverlo. Devo scriverlo. Ok, quindi abbiamo creato un file di configurazione che ha due job, uno che si chiama test e uno che si chiama deploy. Questi due job stampano sulla console due parole, testing in un caso e deploy nell'altro. A questo punto faccio il commit del file sul branch. Se tutto va bene, dovrebbe partire la pipeline. Questo punto aggiorno. Qui vedete che è comparso un simbolino di una luna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è un qualcosa che è partito, cioè infatti c'è una pipeline che è partita. Per vedere le vostre pipeline, spalla di sinistra, scendete e andate su Build, Pipelines. Qui voi vedrete che ci sono le mie, ma voi ne avrete una sola. Ed eccola qua. Vedete? E quindi e vi dice anche quali sono i due stage. Uno è running, e una è, scusa, test, che è in esecuzione, e l'altra è in deploy, che è created, ossia è in attesa di essere eseguita. A questo punto apriamo la pipe. Qui vedete appunto i due job di prima, apriamo quello che è attualmente in esecuzione. E come vedete qui il test è già andato a buon fine. Perché? Perché la pipe è partita, quindi l'automatismo è partito. Con quale runner? Questo. Che è proprio quello che abbiamo istanziato prima. Bene, se siete arrivati qua, a posto, veramente a posto. Quindi è tutto in ordine. Il job è finito e adesso è partito anche l'altro. Quindi, ricapitolando di quello che abbiamo fatto, abbiamo configurato un progetto GitLab nuovo di zecca. Abbiamo installato Docker su macchina virtuale Linux utilizzando Docker Toolbox su Windows. Abbiamo installato un'istanza di GitHub Runner sulla macchina virtuale, abbiamo creato un nuovo runner su GitLab e l'abbiamo registrato sulla macchina virtuale, e adesso questo runner è disponibile per prendere in carico le nostre pipe.
In questo caso è stato un po' lento perché la mia macchina, il mio computer, insomma, non è al top dell'efficienza, il vostro sicuramente ci impiegherà di meno, e quindi adesso siete pronti per lanciare tutte le vostre pipeline con un runner personale. Se avete domande, volete correggermi su qualcosa, ben volentieri, compendio, cercherò di rispondere ai commenti se volete lasciarli. E grazie per essere arrivati fin qui. Io sono Guido Rockfeu e vi ringrazio e arrivederci alla prossima avventura.